Un'antologia di letture delle parole di Dio Onnipotente. Le esperienze di Pietro, la sua conoscenza del castigo e del giudizio. Mentre veniva castigato da Dio, Pietro pregava: «Oh Dio, la mia carne è disobbediente e tu mi castighi e mi giudichi. Mi rallegro del tuo castigo e giudizio, e anche se non mi vuoi, nel tuo giudizio vedo la tua indole santa e giusta. Quando mi giudichi, in modo che altri possano vedere la tua indole giusta nel tuo giudizio, mi sento contento. Se questo può mostrare la tua indole e consentire alla tua indole giusta di essere vista da tutte le creature, e se questo è in grado di rendere più puro il mio amore per te, in modo che io possa raggiungere l'immagine di colui che è giusto, allora il tuo giudizio è buono, perché tale è la tua graziosa volontà. So che c'è ancora molto in me che è ribelle e che non sono ancora degno di venire al tuo cospetto. Vorrei che tu mi giudicassi ancora di più, sia per mezzo di un ambiente ostile, sia per mezzo di grandi tribolazioni. Indipendentemente da come tu mi giudichi, per me ciò è prezioso. Il tuo amore è così profondo e io sono disposto a rimettermi alla tua mercé senza il minimo lamento». Questa è la conoscenza di Pietro dopo aver sperimentato l'opera di Dio ed è anche una testimonianza del suo amore per lui. Oggi voi siete già stati conquistati, ma come viene espressa questa conquista in voi? Alcune persone dicono: «La mia conquista è la suprema grazia ed esaltazione di Dio. Solo ora mi rendo conto che la vita dell'uomo è vuota e priva di significato. Vivere è così inutile, preferirei essere morto». Anche se l'uomo passa la sua vita affannandosi, procreando e crescendo una generazione dopo l'altra di figli, alla fine rimane senza niente. Oggi, solo dopo essere stato conquistato da Dio, ho capito che non vi è alcun valore nel vivere in questo modo. È davvero una vita senza senso. Potrei anche morire e farla finita. Possono queste persone che sono state conquistate essere guadagnate da Dio? Possono diventare esempi e modelli? Queste persone sono una lezione di inerzia, non hanno aspirazioni e non si sforzano di migliorare se stesse. Anche se contano come conquistate, queste persone passive non sono in grado di essere rese perfette. All'approssimarsi della fine della propria vita, dopo essere stato reso perfetto, Pietro disse: «Oh Dio, se dovessi vivere ancora qualche anno, vorrei raggiungere un amore più puro e più profondo nei tuoi confronti». Quando stava per essere inchiodato alla croce, nel suo cuore pregava: «Oh Dio, il tuo tempo è ormai arrivato, il tempo che hai predisposto per me è arrivato. Devo essere crocifisso per te, devo renderti questa testimonianza e spero che il mio amore sia in grado di soddisfare le tue esigenze e che possa diventare più puro. Oggi, essere in grado di morire per te ed essere inchiodato alla croce per te è per me confortante e rassicurante, poiché niente è più gratificante per me del poter essere crocifisso per te e soddisfare i tuoi desideri e dell'essere in grado di darmi a te, di offrire la mia vita per te. Oh Dio, tu sei così amabile. Se tu mi permettessi di vivere, sarei ancora più disposto ad amarti. Finché avrò vita, ti amerò. Vorrei amarti più profondamente. Tu mi giudichi e mi castighi e mi metti alla prova, perché io non sono giusto, perché ho peccato. E la tua indole giusta diventa più evidente per me. Questa è una benedizione per me, perché sono in grado di amarti più profondamente e sono disposto ad amarti in questo modo, anche se tu non mi amassi. Sono disposto a vedere la tua indole giusta
poiché questo mi rende più capace di vivere una vita che abbia un senso. Sento che la mia vita ora è più piena di significato, perché io vengo crocifisso in tuo nome ed è significativo morire per te. Eppure non mi sento ancora soddisfatto, perché so troppo poco di te. So che non posso realizzare pienamente i tuoi desideri e ti ho ripagato troppo poco. Nella mia vita non sono stato in grado di darmi interamente a te. Sono ben lontano da questo. Mentre mi guardo indietro in questo momento, mi sento così in debito con te, ma non ho che questa occasione per riparare a tutti i miei errori e a tutto l'amore che non ti ho ricambiato. L'uomo deve perseguire di vivere una vita piena di significato e non dovrebbe essere soddisfatto delle proprie circostanze attuali. Per vivere a immagine di Pietro, egli deve possedere la conoscenza e le esperienze di Pietro. L'uomo deve perseguire cose che sono più alte e più profonde. Egli deve perseguire un più profondo, più puro amore per Dio e una vita che abbia valore e significato. Solo questa è la vita. Solo allora l'uomo sarà uguale a Pietro. Devi concentrarti sull'essere proattivo circa il tuo ingresso dal lato positivo e non devi permetterti di ricadere nel peccato in modo arrendevole in nome di un appagamento momentaneo, ignorando più profonde, più specifiche e più pratiche verità. Il tuo amore deve essere pratico e devi trovare il modo di liberarti da questa vita depravata, spensierata, che non è affatto diversa da quella di un animale. Devi vivere una vita che abbia senso, una vita piena di valore, e non devi illuderti o trattare la tua vita come un giocattolo con cui trastullarti. Per tutti coloro che aspirano ad amare Dio, non ci sono verità inaccessibili e non c'è giustizia per la quale non si possa rimanere saldi. Come dovresti vivere la tua vita? Come dovresti amare Dio e utilizzare questo amore per soddisfare il suo desiderio? Non c'è questione più grande nella tua vita. Soprattutto, devi avere tali aspirazioni e perseveranza e non dovresti essere come quei deboli senza spina dorsale. Devi imparare come sperimentare una vita piena di significato e a sperimentare verità significative. E non dovresti trattare te stesso con superficialità. Senza che tu te ne renda conto, la tua vita passerà. E dopo quella, avrai un'altra opportunità di amare Dio. Può l'uomo amare Dio dopo essere morto? Devi avere le stesse aspirazioni e la stessa coscienza di Pietro. La tua vita deve essere significativa e non devi prenderti gioco di te stesso. Come essere umano e come persona che cerca Dio, devi essere in grado di valutare con attenzione come tratti la tua vita, come dovresti offrire te stesso a Dio, come dovresti avere una fede più significativa in Dio e come, dal momento che ami Dio, dovresti amarlo in un modo che sia più puro, più bello e più buono. Oggi non puoi limitarti a essere contento di come tu sia stato conquistato, ma devi anche considerare il cammino che percorrerai in futuro. Devi avere aspirazioni e il coraggio di essere reso perfetto e non dovresti pensare sempre di non esserne capace. La verità ha dei favoriti? Può la verità deliberatamente contrapporsi alle persone? Se persegui la verità, può ciò sopraffarti? Se resti saldo per la giustizia, ciò ti getterà a terra? Se la tua vera aspirazione è perseguire la vita, può la vita sfuggirti? Se sei privo della verità, non è perché la verità non ti riconosca, ma perché sei tu a restarne lontano. Se non sei in grado di attenerti fermamente alla giustizia, non è perché ci sia qualcosa che non va nella giustizia, ma perché sei tu a credere che non sia in linea con i fatti. Se non ti sei guadagnato la vita dopo averla perseguita per molti anni, non è perché la vita non ha coscienza nei tuoi confronti.
ma perché tu non hai coscienza nei confronti della vita e l'hai respinta. Se vivi nella luce e non sei stato in grado di guadagnarla, non è perché sia impossibile che la luce splenda su di te, ma perché tu non hai prestato alcuna attenzione alla sua esistenza, e così la luce si è silenziosamente allontanata da te. Se non persegui tali obiettivi, allora si può dire solo che sei una nullità senza alcun valore e non hai alcun coraggio nella tua vita e non hai lo spirito per resistere alle forze delle tenebre. Sei troppo debole. Non sei in grado di sfuggire alle forze di Satana che ti assediano e sei disposto solo a condurre questo tipo di vita sicuro e tranquillo e a morire nell'ignoranza. Ciò che dovresti realizzare è la tua ricerca di essere conquistato. Questo è un tuo sacrosanto dovere. Se ti accontenti di essere conquistato, allora allontani l'esistenza della luce. Devi patire privazioni per la verità, dare te stesso alla verità, sopportare umiliazioni per la verità e, per ottenerne di più, devi subire ulteriori sofferenze. Questo è ciò che dovresti fare. Non devi gettare via la verità per una vita pacifica in famiglia e non devi perdere la dignità e l'integrità della tua vita per un momentaneo godimento. Dovresti perseguire tutto ciò che è bello e buono e cercare un cammino di vita che sia più significativo. Se conduci un'esistenza così mediocre e non persegui alcun obiettivo, non stai sprecando la tua vita. Che cosa puoi guadagnare da una vita del genere? Dovresti rinunciare a tutti i piaceri della carne per il bene di una verità e non dovresti gettare via tutte le verità per il bene di un po' di divertimento. Persone simili non hanno alcuna integrità né dignità. Non vi è alcun significato nella loro esistenza. Dio castiga e giudica l'uomo perché ciò è richiesto dalla sua opera e inoltre perché è necessario all'uomo. L'uomo ha bisogno di essere castigato e giudicato e solo allora può ottenere l'amore di Dio. Oggi ne siete del tutto convinti, ma appena incontrate un minimo ostacolo, vi trovate nei guai. La vostra statura morale è ancora troppo bassa. Avete ancora bisogno di sperimentare più di un tale castigo e giudizio al fine di ottenere una conoscenza più profonda. Oggi mostrate un po' di riverenza per Dio e lo temete e sapete che Egli è il vero Dio, ma non avete un grande amore per Lui, né tantomeno avete raggiunto un amore puro. La vostra conoscenza è troppo superficiale e la vostra statura morale è ancora insufficiente. Quando affrontate veramente una circostanza, non avete ancora reso testimonianza. Troppo poco del vostro ingresso è proattivo e non avete idea di come metterlo concretamente in atto. La maggior parte delle persone sono passive e inattive. Si limitano ad amare Dio nel segreto del loro cuore, ma non hanno alcun modo di praticarlo, né hanno capito quali siano i loro obiettivi. Coloro che sono stati resi perfetti non solo possiedono un'umanità normale, ma anche verità che superano la misura della coscienza e che sono più elevate rispetto ai suoi criteri. Non solo usano la propria coscienza per ricambiare l'amore di Dio, ma per di più hanno conosciuto Dio e hanno visto che Dio è amabile e degno dell'amore dell'uomo e che c'è così tanto da amare in Dio che l'uomo non può fare a meno di amarlo. L'amore per Dio di coloro che sono stati resi perfetti è al fine di soddisfare le loro aspirazioni personali. Il loro è un amore spontaneo, un amore che non chiede nulla in cambio e che non è un baratto. Amano Dio solo in virtù della conoscenza che hanno di Lui. Tali persone non si preoccupano se Dio dona loro grazia, e si accontentano semplicemente di soddisfare Dio. Esse non mercanteggiano con Dio, né misurano il loro amore per Dio in base alla coscienza. Tu hai dato a me, allora io in cambio ti amo.
Se tu non mi dai, allora io non ho nulla in cambio per te. Coloro che sono stati resi perfetti credono sempre che Dio è il Creatore, che Egli svolge la sua opera su di loro e che, dal momento che hanno questa opportunità, condizione e qualifica per poter essere resi perfetti, la loro ricerca dovrebbe essere quella di vivere una vita piena di significato e che dovrebbero soddisfare Dio. È proprio come quello che è stato sperimentato da Pietro. Quando si trovò nel momento di maggiore debolezza, pregò Dio e disse: «Oh Dio, indipendentemente dal tempo o dal luogo, tu sai che mi ricordo sempre di te. Non importa il tempo o il luogo, tu sai che io voglio amarti, ma la mia statura morale è troppo bassa, io sono troppo debole e impotente, il mio amore è troppo limitato e la mia sincerità verso di te è troppo misera. In confronto al tuo amore, io sono semplicemente inadatto a vivere. Vorrei solo che la mia vita non fosse vana e che io possa non solo ricambiare il tuo amore, ma oltre a ciò, possa dedicare a te tutto quello che ho. Se ti posso soddisfare, allora, in quanto creatura, avrò la pace della mente e non chiederò altro. Anche se ora sono debole e impotente, non dimenticherò le tue esortazioni e non dimenticherò il tuo amore. Ora non sto facendo niente di più che ricambiare il tuo amore. Oh Dio, mi sento malissimo. Come posso restituirti l'amore che ho nel cuore? Come posso fare tutto ciò che posso per essere in grado di soddisfare i tuoi desideri e per essere in grado di offrirti tutto quello che ho? Tu conosci la debolezza dell'uomo. Come posso essere degno del tuo amore? Oh Dio, lo sai che sono di bassa levatura, che il mio amore è troppo misero. Come posso fare del mio meglio in questo tipo di ambiente? So che dovrei ricambiare il tuo amore. So che dovrei darti tutto quello che ho. Ma oggi la mia statura morale è troppo bassa. Ti chiedo di darmi la forza e la fiducia perché io sia più capace di un amore puro da dedicare a te e più capace di consacrarti tutto quel che ho. Sarò in grado non solo di ricambiare il tuo amore, ma ancor di più di sperimentare il tuo castigo, il tuo giudizio e le tue prove, e anche le tue più gravi maledizioni. Tu mi hai permesso di contemplare il tuo amore, e io non riesco a non amarti. E per quanto oggi io sia debole e impotente, come potrei dimenticarti? Il tuo amore, castigo e giudizio mi hanno portato a conoscerti. Eppure mi sento incapace di soddisfare il tuo amore, perché tu sei talmente grande. Come posso consacrare tutto quello che ho al Creatore? Tale era la richiesta di Pietro, sebbene la sua statura morale fosse troppo inadeguata. In quel momento aveva la sensazione che un coltello gli venisse rigirato nel cuore e soffriva terribilmente. Non sapeva cosa fare in tali condizioni, eppure continuò a pregare. Oh Dio, l'uomo ha una statura morale infantile, la sua coscienza è debole e l'unica cosa che riesco a fare è ricambiare il tuo amore. Oggi non so come soddisfare i tuoi desideri o come fare tutto quello che posso, dare tutto quello che ho, né come consacrare tutto quello che ho a te. Indipendentemente dal tuo giudizio, indipendentemente dal tuo castigo, da quel che mi concedi, indipendentemente da ciò che mi togli, liberami dalla benché minima lamentela nei tuoi confronti. Molte volte, quando mi castigavi e mi giudicavi, ho brontolato tra me e me e non sono stato capace di raggiungere la purezza o di soddisfare i tuoi desideri. Il mio ricambiare il tuo amore nasceva dalla costrizione e in questo momento mi odio ancora di più. Era perché aspirava a un più puro amore per Dio che Pietro pregava in questo modo. Cercava e supplicava, e per di più
rimproverava se stesso e confessava i suoi peccati a Dio. Si sentiva in debito con Dio e provava odio verso se stesso, eppure era anche un po' triste e passivo. Si sentiva sempre così, come se non fosse all'altezza dei desideri di Dio e incapace di fare del proprio meglio. In tali condizioni, Pietro ancora perseguiva la fede di Giobbe. Vedeva quanto grande era stata la fede di Giobbe, perché Giobbe aveva capito che tutto ciò che aveva gli era stato concesso da Dio, ed era naturale che Dio gli prendesse tutto, che Dio avrebbe dato a chiunque egli volesse. Tale era l'indole giusta di Dio. Giobbe non si lamentava affatto e riusciva ancora a lodare Dio. Pietro conosceva anche se stesso e nel suo cuore pregava: «Oggi non dovrei accontentarmi di ricambiare il tuo amore usando la mia coscienza e l'amore, per quanto grande, che io ti restituisco, perché i miei pensieri sono troppo corrotti e perché sono incapace di vederti come il Creatore. Poiché non sono ancora in grado di amarti, devo acquisire la capacità di consacrare a te tutto quello che ho, cosa che farei volentieri. Devo conoscere tutto quello che tu hai fatto e non avere alcuna scelta, e devo contemplare il tuo amore ed essere in grado di celebrare le tue lodi ed esaltare il tuo santo nome, in modo che tu possa ottenere grande gloria per mezzo di me. Sono disposto a restare saldo in questa testimonianza a te. Oh Dio, il tuo amore è così prezioso e bello. Come potrei desiderare di vivere nelle mani del maligno? Non sono stato creato da te. Come potrei vivere sotto il dominio di Satana? Preferirei che il mio intero essere vivesse nel tuo castigo. Non sono disposto a vivere sotto il dominio del maligno. Se posso essere reso puro e dedicare tutto me stesso a te, sono disposto a offrire il mio corpo e la mia mente al tuo giudizio e castigo, perché detesto Satana e non sono disposto a vivere sotto il suo dominio. Attraverso il tuo giudizio su di me, tu manifesti la tua indole giusta. Sono felice e non ho la benché minima lamentela. Se sono in grado di svolgere il compito di una creatura, sono pronto a che la mia intera vita sia accompagnata dal tuo giudizio, attraverso il quale arriverò a conoscere la tua indole giusta e mi libererò dall'influenza del maligno. Pietro pregò sempre così, cercò sempre in questo modo e raggiunse una dimensione superiore. Non solo fu in grado di ricambiare l'amore di Dio, ma, cosa più importante, compì il proprio dovere di creatura. Non solo non fu accusato dalla sua coscienza, ma fu anche in grado di trascenderne i criteri. Le sue preghiere continuarono a salire dinanzi a Dio, tanto che le sue aspirazioni furono sempre più alte e il suo amore per Dio sempre più grande. Pur soffrendo un dolore indicibile, non dimenticò comunque di amare Dio e cercò costantemente di raggiungere la capacità di comprendere la sua volontà. Nelle sue preghiere venivano pronunciate le seguenti parole: «Non ho fatto niente di più che ricambiare il tuo amore. Non ti ho reso testimonianza davanti a Satana, non mi sono liberato dall'influenza di Satana e vivo ancora nella carne. Vorrei usare il mio amore per sconfiggere Satana e svergognarlo, per soddisfare così il tuo desiderio. Vorrei darmi interamente a te, in modo da non dare la benché minima parte di me a Satana, perché Satana è il tuo nemico». Più cercava in questa direzione, più veniva stimolato e più elevata era la sua conoscenza di queste questioni. Senza rendersene conto, arrivò a rendersi conto che avrebbe dovuto liberarsi dell'influenza di Satana e volgersi completamente a Dio. Tale fu la dimensione che egli raggiunse. Stava trascendendo l'influenza di Satana e si stava liberando dei piaceri e godimenti della carne ed era disposto a sperimentare più profondamente sia il castigo che il giudizio di Dio. Diceva:
Anche se vivo nel tuo castigo e nel tuo giudizio, a prescindere dalla sofferenza che richiede, non sono comunque disposto a vivere sotto il dominio di Satana, né a subire i suoi inganni. Traggo gioia dal vivere tra le tue maledizioni e sono addolorato di vivere tra le benedizioni di Satana. Ti amo vivendo nel tuo giudizio e questo mi porta grande gioia. Il tuo castigo e il tuo giudizio sono giusti e santi. Ciò ha il fine di purificarmi e ancora di più di salvarmi. Preferirei passare tutta la mia vita nel tuo giudizio per essere sotto la tua cura. Non sono disposto a vivere sotto il dominio di Satana neanche per un solo istante. Desidero essere purificato da te, soffrire tribolazioni, e non sono disposto a essere sfruttato e ingannato da Satana. Io, questa creatura, dovrei essere utilizzato da te, posseduto da te, giudicato da te e castigato da te. Dovrei persino essere maledetto da te. Il mio cuore gioisce quando tu sei disposto a benedirmi, perché ho visto il tuo amore. Tu sei il creatore e io sono una creatura. Non dovrei tradirti per vivere sotto il dominio di Satana, né dovrei essere sfruttato da Satana. Dovrei essere il tuo cavallo o il tuo bue, piuttosto che vivere per Satana. Preferirei vivere nel tuo castigo, senza beatitudine fisica, e questo mi porterebbe gioia, anche se dovessi perdere la tua grazia. Anche se la tua grazia non è con me, mi piace essere castigato e giudicato da te. Questa è la tua migliore benedizione, la tua grazia più grande. Anche se tu sei sempre maestoso e adirato nei miei confronti, non sono comunque capace di lasciarti. Non riesco ancora ad amarti abbastanza. Preferirei vivere nella tua casa. Preferirei essere maledetto, castigato e percosso da te. E non sono disposto a vivere sotto il dominio di Satana. Né sono disposto a correre e affannarmi soltanto per la carne. Tantomeno sono disposto a vivere per la carne. L'amore di Pietro era un amore puro. Questa è l'esperienza di essere resi perfetti ed è la dimensione più elevata dell'essere reso perfetto e non c'è vita che sia più significativa. Egli ha accettato il castigo e il giudizio di Dio, ha fatto tesoro dell'indole giusta di Dio e nulla in Pietro era più prezioso. Diceva, «Satana mi dà piaceri materiali, ma io non li prendo in considerazione». Il castigo e il giudizio di Dio si abbattono su di me, in questo sono onorato, in questo trovo gioia e in questo sono benedetto. Se non fosse per il giudizio di Dio, non lo avrei mai amato. Vivrei ancora sotto il dominio di Satana. Sarei ancora controllato e comandato da lui. Se così fosse, non sarei mai diventato un vero essere umano, perché sarei incapace di soddisfare Dio e non mi sarei consacrato interamente a Lui. Anche se Dio non mi benedice, lasciandomi senza conforto interiore, come se un fuoco bruciasse dentro di me, senza pace né gioia, e anche se il castigo e la disciplina di Dio non mi abbandonano mai, nel castigo e nel giudizio di Dio sono in grado di contemplare la sua indole giusta. Mi diletto in questo. Non c'è cosa di maggior valore o significato nella vita. Sebbene la sua protezione e la sua cura siano diventati castigo, giudizio, maledizioni e percosse implacabili, provo tuttavia piacere per queste cose, poiché esse possono purificarmi meglio, cambiarmi, portarmi più vicino a Dio, rendermi più capace di amare Dio e rendere più puro il mio amore per Lui. Questo mi rende capace di compiere il mio dovere di creatura e mi porta davanti a Dio e lontano dall'influenza di Satana, così che io non serva più il demonio. Quando non vivrò più sotto il dominio di Satana e sarò in grado di dedicare tutto quello che ho e tutto ciò che so fare a Dio senza negare nulla, allora sarò pienamente soddisfatto.
È il castigo e il giudizio di Dio che mi hanno salvato, e la mia vita è inseparabile dal suo castigo e giudizio. La mia vita sulla terra è sotto il dominio di Satana, e se non fosse per la cura e la protezione del castigo e del giudizio di Dio, sarei per sempre vissuto sotto il dominio di Satana. E inoltre, non avrei avuto né la possibilità né i mezzi per vivere una vita piena di significato. Solo se il castigo e il giudizio di Dio non mi lasciano mai, sarò in grado di essere purificato da Dio. Solo con le parole dure e l'indole giusta di Dio e il suo giudizio maestoso ho ottenuto la protezione suprema, ho vissuto nella luce e ho guadagnato le benedizioni di Dio. Essere in grado di essere purificato, liberarmi da Satana e vivere sotto il dominio di Dio. Questa è la più grande benedizione nella mia vita, oggi. Questa è la dimensione più elevata sperimentata da Pietro. Tali sono le condizioni che l'uomo deve raggiungere dopo essere stato reso perfetto. Se non sei in grado di ottenere così tanto, allora non puoi vivere una vita piena di significato. L'uomo vive nella carne, il che significa che vive in un inferno umano, e senza il giudizio e il castigo di Dio, l'uomo è sporco come Satana. Come potrebbe l'uomo essere santo? Pietro credeva che il castigo e il giudizio di Dio fossero per l'uomo la migliore protezione e la grazia più grande. Solo attraverso il castigo e il giudizio di Dio l'uomo potrebbe risvegliarsi, odiare la carne e odiare Satana. La rigorosa disciplina di Dio libera l'uomo dall'influenza di Satana, lo libera dal suo piccolo mondo e gli permette di vivere nella luce del volto di Dio. Non c'è salvezza migliore del castigo e del giudizio. Pietro pregava: «Oh Dio, finché tu mi castighi e mi giudichi, io saprò che non mi hai abbandonato. Anche se non mi dai gioia né pace, e mi fai vivere nella sofferenza, e mi infliggi innumerevoli castighi, purché tu non mi lasci, il mio cuore sarà in pace. Oggi, il tuo castigo e il tuo giudizio sono diventati la mia migliore protezione e la mia più grande benedizione. La grazia che mi elargisci mi protegge. La grazia che oggi mi concedi è una manifestazione della tua indole giusta ed è castigo e giudizio. Inoltre, è una prova e più di questo, è una vita di sofferenza». Pietro fu in grado di mettere da parte i piaceri della carne e di cercare un amore più profondo e una maggiore protezione, poiché aveva guadagnato così tanta grazia dal castigo e dal giudizio di Dio. Nella sua vita, se l'uomo desidera essere purificato e ottenere cambiamenti nella propria indole, se vuole vivere una vita piena di significato e compiere il proprio dovere di creatura, allora deve accettare il castigo e il giudizio di Dio e non deve permettere che la disciplina e le percosse di Dio si allontanino da lui, così da potersi liberare dalla manipolazione e dall'influenza di Satana e vivere nella luce di Dio. Sappi che il castigo e il giudizio di Dio sono la luce della salvezza dell'uomo, e che per lui non esiste migliore benedizione, grazia o protezione. L'uomo vive sotto l'influenza di Satana ed esiste nella carne. Se non viene purificato e non riceve la protezione di Dio, l'uomo diventerà sempre più depravato. Se desidera amare Dio, deve essere purificato e salvato. Pietro pregava: «Dio, quando mi tratti con benevolenza sono felice e mi sento confortato. Quando mi castighi, provo un conforto ancor più grande e gioia. Anche se sono debole e sopporto indicibili sofferenze, anche se ci sono lacrime e tristezza, tu sai che questa tristezza è a causa della mia disobbedienza e della mia debolezza. Piango,
perché non riesco a soddisfare i tuoi desideri. Provo afflizione e rimpianto, perché non sono all'altezza delle tue richieste. Ma sono disposto a raggiungere questa dimensione. Sono disposto a fare tutto ciò che posso per soddisfarti. Il tuo castigo mi ha portato protezione e mi ha dato la salvezza migliore. Il tuo giudizio eclissa la tua tolleranza e pazienza. Senza il tuo castigo e giudizio, non godrei della tua misericordia e benignità. Oggi, tanto più, vedo che il tuo amore ha trasceso i cieli e superato ogni cosa. Il tuo amore non è solo misericordia e benignità, è molto più di questo. È castigo e giudizio. Il tuo castigo e il tuo giudizio mi hanno dato così tanto. Senza il tuo castigo e giudizio, non una sola persona sarebbe purificata e non una sola persona sarebbe in grado di sperimentare l'amore del Creatore. Anche se ho sopportato centinaia di prove e di tribolazioni e sono persino arrivato vicino alla morte, tale sofferenza mi ha permesso di conoscerti veramente e di guadagnare la suprema salvezza. Se il tuo castigo, giudizio e disciplina si allontanassero da me, allora vivrei nelle tenebre, sotto il dominio di Satana. Quali vantaggi offre la carne dell'uomo? Se il tuo castigo e giudizio si allontanassero da me, sarebbe come se il tuo spirito mi avesse abbandonato, come se tu non fossi più con me. Se così fosse, come potrei continuare a vivere? Se mi infliggi la malattia e mi togli la libertà, posso continuare a vivere. Ma se il tuo castigo e giudizio mi lasciassero, non avrei alcuna possibilità di continuare a vivere. Se fossi senza il tuo castigo e giudizio, avrei perso il tuo amore, un amore che è troppo profondo perché io lo possa esprimere a parole. Senza il tuo amore, vivrei sotto il dominio di Satana e non sarei in grado di vedere il tuo volto glorioso. Come, dimmi tu, potrei continuare a vivere? Una tale oscurità, una vita del genere, non la potrei sopportare. Averti con me è come vederti, quindi come potrei lasciarti? Ti supplico, ti imploro, non togliermi il mio più grande conforto, anche se si tratta solo di alcune parole di rassicurazione. Ho goduto del tuo amore e oggi non posso stare lontano da te. Come, dimmi tu, potrei non amarti? Ho versato molte lacrime di dolore a causa del tuo amore, ma ho sempre pensato che una vita come questa è più significativa, più in grado di arricchirmi, di cambiarmi e di permettermi di raggiungere la verità che le creature dovrebbero possedere.